Da Ruiz Victor, sono Veona Eladral e faccio questo video per darvi ancora una brutta notizia, come se non bastasse. ho ancora dei problemi di salute. La laringite che dicevo nel precedente video è sfociata in una faringite che, se non sto attento, potrebbe sfociare in una bronchite. Non è ancora successo, ma preferirei non rischiare, quindi il progetto di Mirandichia Bridget, così come praticamente tutti gli altri progetti ai quali ci metto la voce, come dire, ci metto la... No, dai, non prendiamola per il cuore più di quanto è stata già presa per il culo quella povera donna, insomma, in cui ci metto la voce. Là, c'è pure il microfono Blue Yeti, si vede sotto Pulp Fiction. E appunto sono sospesi, quindi Mirandichia Bridget sospeso. Young Justice a Bridget sospeso, tutto sospeso. Mi dispiace, però vi dico, è brutto dirlo, insomma, rimanete iscritti, non disiscrivetevi per favore, perché per quanto i progetti siano sospesi, torneranno prossimamente. Non prima di un mese, mi dispiace molto, ma ho avuto giusto un paio di giorni liberi nei quali ho potuto solamente aggiustare qualche impegno che avevo con altri gruppi come la Brigata Neketsu, il gruppo Thunderdub e quant'altro. Appunto, io vi chiedo solamente per favore, aspettate ancora un po', avete aspettato fino ad adesso, per favore, come nel video di Harry Petridge quando gli dicono hai fatto solo un video quest'anno, ti prego, fanne ancora altrimenti mi disiscrivo, e dice, non è che ti costa qualcosa il rimanere iscritto, quindi non disiscrivetevi, prego, aspettate, intanto che rimanete iscritti, andate a vedere gli altri gruppi con i quali collaboro, collaborato nel frattempo, che stanno ancora producendo roba abbastanza figa, come appunto la Brigata Neketsu della quale faccio parte, o andate a iscrivervi al gruppo Thunder, dove vedete i nostri doppiaggi. Stiamo doppiando Tales of Zestiria, i film dei Digimon e quant'altro, Making Love, eccetera, eccetera. Andate a vedere Yu-Gi-Oh! Abridged di Zer degli Zero Meek, con il quale collaboro per fare qualche comparsa in Yu-Gi-Oh! Abridged. Zer, se mi stai guardando, ti saluto, scusa ancora il ritardo. Appunto, scusate anche a voi, però vi dico, aspettate perché i video torneranno prossimamente. Per ora mi impegnerò solamente a fare due cose. Una, con il mio canale naturalmente tornerò a tradurre il Nostalgia Critic, ho già un riff in revisione da due Blugori, e quindi riprenderò a tradurre Nostalgia Critic. E per quanto riguarda me, oltre a cercare di non morire, ma mi sembro Harvey Dent con il sole che mi picchia qua. Questa faccia tutta illuminata, questa faccia tutta scura, sembro Harvey Dent. Vabbè, dicevo, impegno personale invece, studiare all'università. Sono al terzo anno di università, sono a buon punto con gli esami, devo riprendere a studiare per bene. Adesso mi sto preparando per gli esami di quest'anno, anche su diversi arretrati. Guardate, vi faccio vedere una roba. Ecco. Qui ho tutti i libri universitari, no, boh, questi sono due libri di narrativa che mi sto leggendo, Ubik di Philip K. Dick e Carvalho Indaga di Montalban, non quel Montalban, qua un po' di saggio universitario e saggi personali, per il 99% sono saggi universitari, poi i miei appunti, qua da studiare, l'analisi dell'avventura di Antonioni, a me Antonioni sta un po' sul manganello, non tanto come persona, proprio come regista, non mi piace molto il suo stile, però non si può negare che sia importante per il cinema italiano. Il sogno in cui viviamo di Franco Fabri, che
sono, è un punto una raccolta di saggi sulla popular music, che non è da confondersi con la musica popolare. C'è una differenza che ho studiato, adesso non ho voglia di dirlo, la dirò all'esame, scusate, cercate a voi. Apologia della storia di Mark Bloch, storico tedesco, che qui spiega il mestiere di storico, come si analizzano le prove della storia, le testimonianze, eccetera, eccetera, l'arte di guardare gli attori, appunto, manuale pratico per lo spettatore di teatro, cinema e televisione, la differenza tra un attore di teatro, come si deve comportare, e un attore di cinema, le sue movenze, come usare la voce, eccetera, eccetera. Around the Clock. Storia della popular music dalle origini, da fine 800, inizio 900, fino a praticamente oggi. Boh, qua un po', per usare un eufemismo, di miei appunti, qua fotocopie sulla storia della musica classica, Beethoven, Mozart, Haydn, Wagner, tanta bella roba, insomma, e poi dicono che il Dams sia l'università degli sfaccendati. Ma va. Tutto questo per ripetervi, appunto, non disiscrivetevi, vi prego, non disiscrivetevi, vi prego. Anzi, sono molto grato a tutti quelli che non si sono ancora disiscritti e a tutti quelli che si stanno ancora iscrivendo. In questi giorni vedo che il numero di iscritti sta aumentando. Ho raggiunto da poco i 6.000 iscritti, non ho potuto fare uno special, anche perché ho fatto già lo special dei 5.000 iscritti, che per me sono davvero un grande traguardo, quindi lo special dei 6.000 iscritti mi sembrava un po' superfluo, oltre al fatto che non potevo fisicamente farlo. Ecco, che arriva. Stavo dicendo, vi rinnovo le mie scuse, ma diciamo che questo credo che possa andare bene come scusa. E boh, che altro posso dire? Appunto, andate a vedere i gruppi e tutti i prodotti ai quali partecipo. Aspettate, vi chiedo scusa e vi ringrazio ulteriormente e ci rivediamo al prossimo video, che sarà naturalmente, come ho detto, una recensione tradotta o un riffs tradotto del Nostalgia Critic. Grazie e ci vediamo al prossimo video. Dal vostro Harvey Dent. Aspetta che mi metto. Ah, qua.